belle porchette, belle ignoranti, ruvide, ruspanti e rudimentali come me. Qua non si parla di essere rozzo o greve, si parla di essere rudimentale. Finalmente, ragazzi miei, stiamo in trasferta. Ve l'avevamo detto questa cosa qua, che piano piano cioè, cominciavamo a girare tutto, eh. Siamo in trasferta e siamo a Terni, precisamente a Via del Raggio Vecchio. Visto che io qua non posso conoscere, perché noi stiamo a Roma, come dite sempre voi, ma sempre a Roma, che palle, che palle. Ecco, questo posto c'è stato segnalato. Una forchetta mi ha detto di oh, qua la si magna forte. Ho preso la pancia, la valigia l'ho messa in panza. No, la panza ho messa nella valigia. Sono partito, ci sono venuto da Roma per vedere se veramente si magna forte. Quindi da paura non lo so, ma vediamo se si magna forte. Io intanto magno quello che mi magno, regà. Boh, faccio vedere. Forchetta in trasferta parte 1, buona la prima. Il posto si chiama Burgeroni. A me mi fa capire che so burger per panzoni. Siete curiosi da sapere se si magna bene? Questa curiosità ce l'ho pure io. Se volete sapere come avevamo mangiato, quanto avevamo mangiato e che se siamo mangiato, mi raccomando, fino alla fine dovete stare con me, eh. In a panza scoperta andiamo noi. Guarda che ambiente, ragazzi, guarda che stile, non siamo un fast food, bellissimo. Qualità e ricerca non equivalgono a velocità, giustamente. Ciao. Buonasera, buonasera, carissimo, buonasera. Eccoci, noi siamo pronti per mangiare forte. Noi siamo pronti per accontentarti. Ragazzi, questa è fantastica, no, vabbè. Jukebox, bello stile anni 70, bellissimo. Flipper, ci ha messo ambiente, mi ha fatto venire voglia da sta qua e a panzarne alla grande. Che ci fa mangiare come oggi? È buono. Un bel hamburger. Bella hamburger, giustamente, burgeroni. Ti spiego subito come funziona. Noi siamo qua, tocca ascolta bene, sceglie bene e fa una bella attrippata. Ci dovremmo far riconoscere, pure fuori casa. Tu scegli il tipo di carne. Ok. Quanta ne vuoi nel panino? Il mio consiglio è quello triplo. Visto la portanza di due, certo, però. Per ora il nostro record è 6 hamburger. Dopodiché scegli il tipo di pane, questo lo facciamo noi tutti i giorni. Poi puoi mettere tutto quello che vuoi. E allora, intanto noi famo sta schedina e ti faccio sapere. Allora, regà, facciamo insieme. Allora, 1x 2, si famo 13, sbancamo. Carni, una bella locale. Giustamente, stanotte ne voglio mangiare la carne locale. Con tutti i prezzi, leggete qui. Poi, famina, famedia, famuna. E noi famo noi, invece. Qua ci dicono 6, regà, però io vorrei pure fa 7. Però io fa magari uno quello che c'hanno loro, questo qua, noi gliene aggiungiamo. Uno in più, famo 4, perché no? Quindi numero 4, facciamo una media un po' per tutti. Pane, prodotto fresco artigianale, pane lo fanno loro, quindi noi non ci andiamo a piacere né le ciriole né le baguette, se abbiamo pane locale, o famo col sesamo, vai, proprio non se famo manca niente. Poi formaggi, cheddar, però una scamorza, ma mettiamoci pure una scamorza, vai. Guanciale cotto, uovo artegame, che dire qua, famo uovo artegame, ma dopo mi faccio vedere il trono. Ma famo forte game, via. Salse, ketchup e maionese, vabbè, a me non piacciono tantissimo le salse perché magari possono coprire sempre un po' tutto quello che se stiamo a mangiare. Quindi famo che con la carne e con l'ova ci può sta bene una BBQ, una cosa proprio leggera, proprio non sciacqua panza. Verdure, qua posso scegliere anche di non metterle, quindi lo sapete tutti, fanno male. Iniziamo a pranzare grigliate, cetrioli, peperoni, famo una foglia di lattuga che risalta. Noi abbiamo fatto, ecco, l'ordine, mo la passiamo al terminale e vediamo se abbiamo fatto sto 13. Il listino delle birre. Possiamo fare un'icnusa non filtrata, che penso che con quello che stiamo a mangiare, raga, alla salute, ragazzi. Intanto noi cominciamo con questa bella icnusa, Quando mangi è perfetta. Mo sì, che si ragiona. Chi è? Becca testatore. Oh, mo sì. Mazza, dall'aspetto è invitantissimo. Con questa poi scrivemi i valori di glicemia, pressione. Carne locale sarebbe? Che carne sarebbe? È carne bovina fresca da macellai qui della zona. Ragazzi, c'è l'uovo, la BBQ, c'è l'insalata, una fetta di pomodoro per gradì. Bello, bello, guardate ragazzi che bello. Guarda che spettacolo, ragazzi, eh. E un po' tanto vedi che la mia, eh. C'è proprio l'angolino che è partito a 2000 già. Giriamo sto piatto come un disc jockey. Yeah. Ce lo mangiamo con stecco perché sennò non ci casca tutto, eh. Yeah. Grazie, eh. Pane fatto da loro. Già un punto di vantaggio perché non rimane zuccheroso come quelli industriali normali. Tutti questi bei hamburger che vedete, raga, sono una squisitezza, carne fresca, si sente, ve lo posso assicurare al 100%. Ah, siamo fuori casa, quindi non è che dici conosco, eh. Carne fresca, locale, bovina delle macellerie qua. Poi cheddar, ovo in padella, una povera foglia di insalata sola con qualche fetta di pomodoro fino a mezzo. La scamorza al cheddar. Ah, raga, burgeroni. Lo sai con che faremo a burgeroni, sì, ideale per chi c'ha i panzoni. Eccolo.
questo è il magnagnolante, raga. Ammazza che buono, raga. Lo posso dire che è una squisitezza. Carne succosa, buona, buona, buona. C'è una patente. Perché per mangiarlo devi sapere fare manovre a due, a tre, a quattro tempi. Buono che ci trasuda tutto. Questa casa popolare ve posso dire che è veramente che straconsigliata. Se capitate da se parti a Terni, a piave l'aria fresca, frizzante, quella bella montanara. Ma quando aveve fame ve posso dire che si mangia pure forte pure qua a Terni, eh. Ce l'hanno segnalato, regà, quindi io approvo la segnalazione e vi dico veniteci. È rimasto il trucco di Halloween, regà. Comunque, raga, posso dire una cosa, che se qua record è 6, a 7 gli avevamo tranquilli, guarda, proprio sereni, sereni. Infatti, non è detto che non ci torneremo per una challenge, a meno così, gli levamo sto record, che metter mio, no? Ci metta la firma d'autore, quella da assaggiatore. Ma che stiamo andando a cena? No, intanto io chiedo, raga, non faccio merenda. Non avete capito, sto stecchino sto fa più danni io che uno che gioca a scherma. Alcuni di voi ho visti, eh? E i panze per fare sta cosa ce l'avete. Mazza che insugliata che ho fatto. Raga, tiè. Ma davvero, un dettaglio mio, bello, riguardo, un bel feedback, io lo voglio lasciare. Panna di ottima qualità, carne di ottima qualità, prodotti freschi. Non te lo finisci, te lo finisci, sì, sto cavolo, via, via, me ne bagno pure a te. Detto ciò, raga, vi ricordo il posto, noi stiamo qua a Terni, da Burgeroni. Ci pensate due volte a passare qua e dici, guarda che io ho visto assaggiatore che mangia come un dannato, ci fa quel panino? Prova di panza superata, io mi vado a fare le cascate dei marmori, mi vado a salire che devo una smartita. Raga, vi faccio un piccolo sunto, avete visto? Un bel panino, ecco la testa portata. Parliamo intorno ai 600 grammi solo di carne più condimenti. Il prezzo di quel panino, ragazzi, vabbè, quello varia perché tu lo puoi aggiungere, puoi metterci quello che ti pare sul fai tu, l'avete visto? È di 22 euro, 150 grammi ad hamburger, quindi 6 etti di carne, raga, perché non fatti 4, perché il triple sì, però ho detto alziamo l'asticella 4, mi hanno detto 6, però poi ripeto, ma la challenge mo, ce verrò a fare una challenge, io volevamo sul record, capirai, io con quello ho fatto l'antipasto, calcolo, ho fatto proprio l'aperitivo, l'aperitivino insieme a tutto quello che ho fatto dall'inizio, un bel ambiente proprio de relax, de relax, no relax, che tu un po' rilassi la pancia e ti metti là e ti mangi questa casa popolare. C'è stata pure una mostra dei quadri, è bello, condivide pure un po' di cultura oltre che di panza e di forchetta. Se ne andiamo in giro per Terni, a notte è lunga, raga, io vi saluto, dai, e belle forchette, ricordatevi Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, ciao. Ma quello di coso, di Burger King? Sì, capirai, Burger King mi spiccia a casa a me. Te tiro sto coso appresso, mo.